Ciao dolci unicorni, ma guardate cosa ho trovato in edicola! In edicola è arrivato lo slime Melmito della Sbabamme da 1 chilo e dovrebbero essere anche super mega profumati. Sono molto molto curiosa. Questi qui costano 9,90€ a confezione, anzi 9,99€ a confezione, però ce n'è 1 chilo all'interno e io non vedo l'ora di spacchettarli e di aprirli. Da quell'inizio? Ma ovviamente da quello rosa, ma avevate dubbi? Io no. La confezione è molto carina, guardate che colore, poi stupendo. Mi ricorda tantissimo il secchiello della sabbia, non so perché. Mi ricorda tantissimo questo. Adesso lo vado ad aprire insieme a voi. Wow! Mamma mia che odore! Allora, fa uno... Ma guardate che bello! Ma guardate quanto slime! Oh mio Dio! Mamma mia di slime, ragazzi, ma tantissimo slime, 1 chilo di slime. A parte che l'odore è qualcosa di mamma mia che setoso. Ragazzi, profuma tantissimo di rosa, questo mi profuma tantissimo di rosa. Ma è super, è giganterrimo. Poi guardate le sfumature, che bello. È stupendo, nonché elastico, e la cosa mi piace veramente tantissimo. Guardate come si sta allungando, ma proprio tanto tanto tanto, le mie mani sono qui, ciao ciao. Guardate come si sta allungando, è bellissimo, sembra tipo seta. Guardate, no, beh, stupendo, bello bello bello, mi piace, mi gusta tantissimo, bello proprio stupendo. E poi infatti la stessa consistenza dei Melmito in generale, quindi mi piace tanto. È anche molto morbido e fa anche il rumore, mamma mia, è super paffoso, mamma mia che bello bello questo qui, mi piace, ripeto, fa un odore super mega wow. È bellissimo, è gigante, è 1 chilo di slime. Ovviamente lo potete anche, non lo so, dividere, lo potete anche tagliare e utilizzare anche in piccole parti se non volete totalmente uscirlo tutto dalla confezione. Però che ve lo dico a fare, io ovviamente giocherò sempre con tutto lo slime unito perché è bellissimo. Mamma mia che bello, ma guardate. Poi la confezione è super comoda perché comunque poi lo possiamo andare a riporre all'interno della confezione e lo andiamo a chiudere, quindi lo slime comunque non secca. Ottima ottima cosa. Andiamo avanti con questo qui che praticamente già mi piace tanto perché ha le stelline all'interno ed è bellissimo. Sentiamo invece l'odore, la fragranza. Allora, mamma mia, ma che odore! Allora, profuma tantissimo di agrumi. Sì, io ci sento tantissimo gli agrumi, anche misto forse anche alla fragola, tipo i frutti. Ecco, sarà secondo me tutti i frutti, perché non c'è scritto qui nella confezione, c'è scritto soltanto che sono super profumati, però non c'è scritto proprio la profumazione e io penso che siano tutti i frutti. Poi non lo so, ma penso proprio di sì. Ma guardate gli stelle! È pieno 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 di stelle, mamma mia che bello questo! Ovviamente dovete andare bene a lavorarlo per far inserire tutte le stelle all'interno dello slime, perché come sappiamo qualsiasi cosa va messo nello slime, dopo che sta fermo per ore e per giorni, tende a scendere giù e si stacca dallo slime. Però qui basta che lo lavorate un po' e poi tutto si inserisce all'interno dello slime. È bellissimo. Queste stelline hanno queste sfaccettature bicolor, ma che dico bicolor? Multicolor, perché sono tipo anche metallizzate con effetto arcobaleno. Bellissimo. Mamma mia che bello. È bellissimo. Fa un odore super mega pazzesco. Mamma mia, ma queste fragranze sono spettacolari. Poi si sente tantissimo, ma proprio tanto, quando lo andiamo anche a lavorare con le mani, si sente proprio tantissimo l'odore. Quindi mi piacciono, mi stanno piacendo veramente tantissimo. Mamma che belle le stelle, ma guardate come si vedono all'interno dello slime. Una figata pazzesca. Quindi anche questo qui mi piace. Andiamo a raccogliere poi tutte le stelline. E ovviamente adesso che ho toccato questo qui con le stelline, avrò le stelline nelle mani, ma le levo, provo a toglierle un po', vediamo se ci riesco.
perché adesso vado ad aprire l'ultimo e l'ultimo è questo qui. Questo qui sembra semplice, invece non lo è, perché è tipo opaco e poi all'interno ha i fruttini. I fruttini che io ve li ho anche mostrati nello spacchettamento dei macarons, sempre della Sbabam, delle Melmito Macarons. Veramente prendete i Melmito Macarons perché sono veramente stupendi. Allora, questo non capisco l'odore. Non lo so, questo è strano come profumazione, non riesco a capire. Allora, agrumi non è agrumi, quindi non è affatto agrumi. Però non so, ma vabbè, i fruttini, ma guardateli, ancora sono tutti in fondo, che carini! La pucciosa fatta a fruttino. Non lo so, la profumazione non la capisco, sembrerebbe anguria, ma non lo so. Adesso dobbiamo andare a lavorarlo con le mani e dobbiamo andare a far mettere bene tutti i fruttini all'interno dello slime. Vediamo se ce la facciamo. E già così ci siamo, ma che carini questi fruttini all'interno dello slime. Ripeto, l'odore non riesco a capirlo, è buonissimo perché fa un odore pazzesco, si sente tantissimo, ma non capisco di quale odore si sta parlando, forse... anguria, sono verso l'anguria, non lo so, mamma mia. Ma sentite anche il rumore? Si sente tantissimo il rumore e mi piace tantissimo. Niente, questo slime da un chilo per me è super promosso. Il vantaggio di questo slime da 9,99 è che praticamente con un chilo di slime potete andarlo anche a dividere, fare tantissimi slime, poi comunque è bellissimo, c'è veramente tanto, ma tanto prodotto. Oh mio Dio. Oh no, vabbè. Ma avete sentito? Avete sentito? No, bellissimo. Fa anche le puzzette. No, mi piace tantissimo, mi piace anche la confezione. Ripeto, fatemi sapere giù nei commenti se a voi questo slime piace, se l'avete acquistato, cosa ne pensate e qual è il vostro preferito fra questi. Se il video vi è piaciuto, fatemelo invece sapere sempre con un like, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video e vi aspetto tutti su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!